Ti arrabbi spesso, provi spesso una forte rabbia, a volte ti infuri proprio, oppure a volte provi rabbia per cose successe tanto tempo prima, oppure provi rabbia e non ne sai neanche la ragione. Bene, questo video oggi ti spiegherò che cos'è davvero la rabbia e poi come puoi fare per gestirla, trasformarla, eliminarla. Quindi in questo video parleremo della rabbia e soprattutto soluzioni, come tutti i video di Mauro Pepe. Quindi sei pronto? Sei pronta? Benvenuto in Parati Coaching, io sono Mauro Pepe e questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale concentrata su di te e sul tuo salto di qualità. Tu cosa puoi fare per partecipare alla community? Metti mi piace, condividi questi video con i tuoi amici, commenta e soprattutto iscriviti ai miei canali YouTube, Instagram, Telegram con la perla del buongiorno tutte le mattine quest'audio e TikTok. Oggi parleremo della rabbia. Ma che cos'è davvero la rabbia? La rabbia è un'emozione primaria. Fondamentale è stata la rabbia per la nostra evoluzione. Ebbene sì, la rabbia è un'emozione positiva, dolorosa. Cioè, è utile, però bisogna stare attenti perché può essere molto molto dolorosa. La rabbia porta con sé un messaggio. Qualcosa o qualcuno si è interposto tra me e quello che voglio ottenere. Oppure qualcuno o io sta violando uno dei miei valori più importanti. Questo è il messaggio della rabbia, si sta comunicando e possiamo provare rabbia a tantissimi livelli diversi. Livello basso, sono infastidito da quella situazione. Più alto, sono arrabbiato per quella situazione. Più alto, sono davvero arrabbiato per quella situazione. Altissimo, sono infuriato e posso arrivare addirittura al sequestro emozionale. Che cos'è il sequestro emozionale? Praticamente cosa accade? Che a un certo punto quella situazione è così grave per me, ma così grave, che la parte della ragione viene spenta dal nostro cervello e rimane solo la parte emozionale, quindi della prefrontale, cervello prefrontale, oppure la parte istintiva primordiale che o si blocca o attacca o fugge. E nel sequestro emozionale spesso la reazione più comune è l'attacco. Il sequestro emozionale bisogna evitarlo assolutamente. Assolutamente. La rabbia porta con sé anche una bellissima spinta all'azione. Ci dice, in maniera lucida, bisogna capire davvero cosa sta mettendo tra noi e quello che vogliamo. Oppure qual è il valore che è stato violato e in che modo è stato violato? In maniera lucida. Quindi abbiamo bisogno di capire come fare per gestire quella rabbia. E alla fine di questo video ti darò delle soluzioni in 5 passi per gestire qualsiasi tipologia di rabbia, ovviamente. Dobbiamo capire anche una cosa, che esistono due tipologie di rabbia. Esiste la rabbia attivante e poi esiste anche la rabbia distruttiva. La rabbia attivante è una rabbia che può essere anche sfruttata, perché può essere anche trasformata in energia. E quella rabbia quasi dovuta alla voglia di rivalsa. Cazzo, è successo questo? Ora ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io che cosa sono in grado di realizzare. Ti faccio vedere io che cosa sono in grado di fare. Quella rabbia è attivante e può dare un surplus di energia. Però attenzione, ha un costo. Quindi a volte va bene utilizzarla. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che ha un costo molto più elevato a livello energetico. Poi c'è la rabbia distruttiva. Quella va sempre eliminata. La rabbia distruttiva è quella che ci porta a voler compiere delle azioni per far del male a qualcuno o a noi stessi o a qualcosa, a qualche situazione. Quella rabbia è distruttiva, quella va sempre interrotta, eliminata. E poi alla fine bisogna farne una crescita personale su un lavoro con valori e regole. Bisogna lavorare sui propri valori e soprattutto sulle proprie regole, perché se io provo questa forte rabbia distruttiva, è stato violato il mio valore, soprattutto perché una mia regola è troppo rigida. Le regole sono le convinzioni e soprattutto sono le strategie affinché io posso realizzare i miei valori. Faccio un esempio pratico: se il valore è l'amore, io mi sento amato quando succede questo, quella è una regola. Io mi sento amato solo se mi viene detto ti amo, quella è un'altra regola. Sono giuste o sbagliate? Non ci interessa. Però quando noi proviamo una forte rabbia, vuol dire che una regola è troppo rigida, vuol dire che quella regola mi sta rovinando l'interpretazione di quella situazione. Non dipende dagli altri, la rabbia la creiamo sempre noi dall'interno, con le nostre interpretazioni e con le nostre regole. E quasi sempre è fondamentale fare un lavoro sulle proprie regole. Poi attenzione alla prigione del rispetto. Il rispetto è uno di quei valori che 99 volte su 100 ci fa soffrire. Perché che cos'è il rispetto? Spieghiamolo bene. Io cerco il rispetto, vuol dire, come definizione, che cerco che qualcuno mi consideri superiore. Lo so, le persone non pensano a questa cosa qui. E molte persone fanno questo ragionamento. Io rispetto
l'altro, pretendo di essere rispettato dall'altro. E questo è il modo migliore per soffrire, questo è il modo migliore per sparare alla nostra felicità. Perché che cosa accade? Che io rispetto una persona secondo il mio modo di rispettare, l'altra persona cerca di rispettarmi secondo il suo modo di rispettare. Quindi che succede per assurdo? Che io cerco di rispettare l'altro, l'altro cerca di rispettare me e tutti e due non ci sentiamo rispettati. Si perde sempre. Mamma mia, è una guerra dove partiamo già sconfitti. È un modo per ammazzare la nostra felicità. Perciò io nella mia vita ho eliminato la parola rispetto, ho eliminato il valore rispetto. Io non cerco il rispetto da nessuno, non me ne frega proprio. Ovviamente il mio comportamento pretendo che sia un comportamento etico. Da me, perché io posso gestire quello che faccio io, posso scegliere il mio comportamento, ma non posso controllare il comportamento degli altri. Quindi ho un mio comportamento etico senza pretendere che gli altri lo abbiano con me. Non me ne frega, perché non potrò mai controllare quello che fanno gli altri. Per raggiungere questo livello di libertà emozionale ci ho lavorato molto sopra. Non è facile, ma per l'amor del cielo, però si può fare, si può fare. E vi assicuro, è una libertà pazzesca, è una libertà pazzesca, perché vedo troppe persone nella prigione del rispetto. Andiamo a vedere le soluzioni per gestire qualsiasi tipologia di rabbia. Primo passaggio è la consapevolezza emozionale. È fondamentale rendersi conto della rabbia quando il livello è basso, perché la rabbia non parte mai dal livello alto, parte sempre dal livello basso e poi noi la montiamo, l'alimentiamo. Quando il livello è basso, riusciamo a gestirla facilmente e eliminarla facilmente. Poi se cresce, poi so cazzi, come si usa dire in maniera elegante. È difficile gestire quella rabbia. Bisogna ammazzare il mostro quando è piccolo. È una cosa molto importante. La alimentiamo noi con le nostre interpretazioni. La alimentiamo noi con quei pensieri che facciamo noi, che governiamo noi, e dire ma cazzo che ha fatto quello, come si è permesso, ma guarda un po', ma è assurdo che abbia fatto questo, ma come si ha... E noi alimentiamo, magari lo alimentiamo nel tempo, magari ci portiamo dietro della rabbia, del rancore che dura anni addirittura. Finché la alimentiamo, ovviamente aumenta, ok? Quindi primo, consapevolezza emozionale, ammazza il mostro quando è piccolo. Due, bisogna interrompere il modulo. Ebbene sì, questa famosa interruzione di modulo di Mauro Pepe, cercala su YouTube, Mauro Pepe interruzione di modulo, trovi 100.000 modi ormai ho raccontato per interrompere il modulo. Ma se sei arrabbiato, nel momento in cui sei arrabbiato devi interrompere il modulo, hai bisogno di qualcosa che ti distragga, perché in quel momento lì puoi perdere la tua lucidità. Interrompi il modulo e poi, tre, importante, respira col diaframma, perché se ti sei arrabbiato qua l'hai bloccato il diaframma, sicuro, il diaframma si è bloccato qui, inizia a respirare in questo modo qua. Un po' come il toro. Quindi respira con il diaframma, allungando i respiri. Allunga i respiri. Prima di rispondere, allunga i respiri. 4. Gestisci la situazione in maniera lucida. Non sempre è necessario rispondere, non sempre è necessario stare zitti. Gestisci la situazione, ma con serenità, tranquillità, il più possibile. Se quella cosa che l'altro ha fatto a te ha dato molto fastidio e vuoi farglielo sapere, se glielo dici con una esplosione di rabbia, il messaggio non arriva, arriva un attacco personale. Se glielo dici con molta più serenità, anche con una forte decisione, ma per l'amor del cielo, il messaggio arriva. Arriva molto molto più forte. 5. Fai un lavoro personale sulla tua crescita, sulla tuo equilibrio interiore, per raggiungere l'indipendenza emozionale. E soprattutto fai un lavoro sui tuoi valori e sulle tue regole. Lì puoi cambiare completamente e trasformare la tua vita. Anche perché meritiamo tutti di essere felici. E a volte la rabbia si mette tra di noi e la nostra felicità. Questo video è un po' particolare, magari ti ha messo lì nella testa tante domande. Tu scrivi nelle commenti, io risponderò a ogni domanda. E poi, se ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!